Rosa bianca, ali d'amore, numero 11, chiaroveggenza e telepatia. Incontro con una psicologa. 2 anni dopo il trapasso di mia figlia, ebbi modo di leggere su un giornale locale che una psicologa desiderava incontrare persone interessate con cui sperimentare alcuni fenomeni di parapsicologia. Telefonai alla signora e fissammo un appuntamento in un bar del centro città. Mentre scendevo dal bus per recarmi al luogo convenuto, mi venne spontaneo chiedermi come poteva essere quella dottoressa e senza alcuna particolare preparazione mi apparve davanti agli occhi della mente un'immagine che giudicai essere la risposta giusta alla mia domanda. Per essere certo di aver avuto una visione precisa, mi fermai all'incrocio di 2 vie, regolato da un semaforo, e da lì ebbi modo di controllare tutte le persone che mi venivano incontro. Ecco che improvvisamente la signora che avevo avuto modo di vedere con il mio spirito mi apparve davanti e non appena mi fu vicina le andai incontro dicendole: «Buongiorno, è lei la signora? Io sono...» Con gli occhi sbarrati, dopo qualche attimo di esitazione, mi disse: «Sì, sono la dottoressa, ma lei mi conosce già?» «No», risposi tutto felice per aver avuto conferma di una nuova esperienza. Poi aggiunsi: «Venga, andiamo al bar e lì le spiegherò cosa mi è successo poco fa». Dopo la mia spiegazione nacque un'amicizia che perdura ancora. A seguito di quel primo incontro ci siamo ritrovati per alcuni anni per fare delle sperimentazioni assieme ad altre persone altrettanto motivate. Durante queste riunioni ebbi modo di percepire oggetti nascosti dentro a delle scatole chiuse e che erano predisposti a mia insaputa. In questi esercizi anche mia moglie dimostrò una buona dote di chiaroveggenza. Dopo qualche anno l'interesse per questi argomenti svanì e così ognuno prese strade diverse. Ancora oggi lei però segue con molto interesse argomenti di tipo spirituale e quando abbiamo modo di vederci ci sentiamo molto legati affettuosamente. Chiara Estelio Semeraro, info@rosa-bianca.net